Domenica 3 ottobre 2021. Aldo, dopo un periodo si può dire di assenteismo, sono ritornato a vedere Brera, questa bella scuola che ho fatto in età giovane, fino a 20 anni, poi ritornato nella seconda età. Brera, eccola qua, denominata come una volta con un altro nome, Braida, vorrebbe dire campi incolti. Ecco qua che sono nel porticato, di fianco a me c'è l'aula 4. Quanto tempo ho passato in quest'aula 4 con le modelle a copiare dal vivo per un anno, 3 volte la settimana, copiare un corpo nudo dove la mia bellezza favoriva in un senso artistico, come copiare in senso naturalistico una montagna, un campo di tulipani, una collina meravigliosa. Per me copiare il corpo umano nudo di una donna era semplicemente compiare solo il bello, un'espressione per il quale nessuno si identifica a capire la bellezza anatomica di un uomo o di una donna, dove appare solo il linguaggio sessuale. Invece la struttura anatomica di un uomo è ben fatta anche di una donna. Vedete, di fronte ho una statua Napoleone. Napoleone sì, tanti ci sono Napoleoni. Questo è invece pacifista. È una tratta del periodo passato dove Napoleone si vede così. Guardare la struttura anatomica di questa persona come ben fatta. Anche la parte posteriore, mi sto avvicinando in questo momento e lo fotografo, guardare il senso di anatomia, dove io l'anatomia dell'essere umana l'ho studiato anni e anni. Guardare in questo punto qua il bello del corpo umano, come io vedo una montagna. Eppure 40 anni fa non volevano farmi andare in questa scuola perché avevano in mente il sesso. Ma che cos'è la differenza tra arte e sesso? Forse non è capita dalla persona normale, dal popolo. In fondo, la bellezza anatomica, come ho detto prima, rispecchia in sé una parte individuale, dove il bello si scopre nei vari pezzi della struttura anatomica di una persona. Vedete, in una donna, secondo me, è ben fatta. Quando si prendono 7 bellezze, strutture corporee di parti anatomiche di altre donne, queste 7 bellezze di parti anatomiche di altre donne e messe insieme costituiscono la donna perfetta, la donna eccentrica, l'esemplare della bellezza. Ma forse questa che può stupire una persona non è di per sé una bellezza, ma è capire il senso anatomico. Anzi, favorisce di più quando una persona in sé ha una cosa bella e una cosa brutta, determina l'opposto di questa. Una cosa è tale in quanto esiste il reciproco di questa, bello, brutto, amore e odio. Così la vita prosegue in questo cammino dell'arte, dove ognuno capisce a modo suo che cosa sia il senso artistico. Guardare un quadro si può dire che è bello se la copia è uguale alla fotografia. Di per sé non esprime quel significato, ma esprime un quadro quando entra il soggettivismo del pittore, che un quadro sia individuale, che non sia una copia dal vero, ma se sia la sua interpretazione a modo suo.
È questa l'arte, il valore esistenziale che determina l'individuo in senso di eternità. Aldo.